il numero 11. Quando solo arrivò al traguardo, scalzo, nella notte punteggiata di fiaccole in quell'Olimpiade romana del 1960, tutti conoscevano il suo nome, Abebe Bikila. Fu accolto in patria come un trionfatore e promosso sottotenente dall'imperatore Haile Selassie, che gli regalò un orologio d'oro. Tornò vincitore da Tokyo nel 1964. Fu promosso tenente ed ebbe un secondo orologio. Nel 1968, a Città del Messico, dovette ritirarsi dalla maratona per colpa di una distorsione muscolare. Ma Haile Selassie gli regalò ugualmente un terzo orologio d'oro. Nel 1969 rimase paralizzato dopo un tragico incidente stradale e in carrozzella, sofferente, partecipò alle Olimpiadi per minorati. Morì nel 1973. In Etiopia è oggi per il suo popolo una leggenda. Si narra che corre ancora nelle notti d'estate per gli altopiani del cielo.